Allora, stato attuale di 24 ore prima del volo. Questa è la situazione. Un po' un casino. Però c'è questo. E qui dentro noi ci dobbiamo infilare tutto. Ce la facciamo o non ce la facciamo? Io dico che ce la facciamo. Di solito cambiare accessori dopo tanto tempo non è una buona idea. Rimanere in mare con qualcosa di rotto è veramente brutto, specialmente perché poco collaudato. Stavolta ho fatto tutto con attenzione, ho proprio voglia di pescare e di pescare bene. Però pigliolina di una moglie, giusto? E pigliolina di una moglie. Luna, 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 luna. Perché a pigliare niente potevo chiedere? Perché c'è un bordello, cantetto. Minchia, tu che squagli il piombo in cucina! Queste perine di ottone si inseriranno all'interno dell'elastico. Questo spessore ci darà la possibilità di effettuare la legatura a questa altezza e quindi di fermare l'ogiva affinché non esca. Affinché noi riusciamo a inserire questa ogiva all'interno di questo elastico, che è abbastanza stretto, abbiamo bisogno di olio lubrificante e due pinze a becco. La prima per inserirlo e la seconda per poi serrare la legatura. Lo spingete dentro. L'ogiva è dentro. A quest'altezza adesso ci faremo la legatura col nodo costrittore e l'ogiva sarà pronta all'uso. Allora, non starò qua a mentirvi, avevo messo la sveglia per le 6, per scendere circa alle 6:30 e ovviamente mi sono addormentato, si vede che non vado a pescare da un po' di tempo. Sono le 8:30, è una cosa sbagliata, specialmente in un posto dove probabilmente già sarà entrato qualcuno a pescare, quindi le mie opportunità di caccia si stanno clamorosamente riducendo, ma... E ci proviamo comunque. Allora, quando dici ti manca casa, eh sì, e questo fa parte anche di casa. Oggi tutto sembra essere contro di me. Un amico mi ha appena chiamato e mi ha pure detto che il posto dove stai andando a mare, non mi entra la prima, no, è entrata. Un amico mi ha detto che il posto dove sto andando a mare ha acqua sporca e brutta, quindi la situazione si complica. Ma la voglia c'è, e la determinazione anche. Niente, arrivare alla fine dello scorrimento veloce e accorgersi che ti sei dimenticato le pinne non ha prezzo dopo circa un anno che non vai a mare. Mi sono dimenticato le pinne! Non ne sui pin. Mannaggia, mannaggia, mannaggia! Ciao, ai! Ciao, 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 ciao. Allora, siamo praticamente stati in quasi tutti i punti a ridosso che ci sono qua nel versante orientale di Palermo. Ed entra Grecale, quindi praticamente tutti i posti a ridosso non sono a ridosso. Questo è l'unico posto dove c'è un pochettino di visibilità. Il posto non è eccezionale. Qui ho imparato a fare pesca subacquea. Mi piomberò abbastanza per provare a pescare veramente nel basso fondo e poi una volta arrivato verso la punta farò magari qualche tuffo un attimino più profondo. Anche se sarò piombato troppo per quelle batimetriche. Lì è possibile in quella scarpata che esca qualche cosa, però sono un po' negativo, nel senso che è un ripiego su ripiego su ripiego e questo è un posto battutissimo. Andiamo a vedere. La temperatura dell'acqua è di circa 16 gradi, ma sono sicuro che una giacca da 7 e dei pantaloni da 5 con bermuda saranno sufficienti. L'acqua calda saponata mi aiuterà a vestire la mia foderata e liscia internamente.
La franata in questione può regalare rari incontri di bei pesci. Vale la pena provare nonostante la visibilità. Per gli amanti dei polpi, invece, tra gennaio e maggio questa location regala polpi di notevoli dimensioni. Niente, in pratica stamattina siamo andati all'ippocampo e c'era l'acqua che era sporca. Poi siamo venuti alla bagnina ed era leggermente praticabile, però non è l'ideale per pescare pesci. Siamo andati a buttare un occhio a Porticello ed era impraticabile pure. Sant'Elia lo stesso, quindi siamo tornati qua. Sono arrivato alla punta e niente, non ho visto neanche un pesce sparabile. C'era un po' di mangianza, ma niente di che. Vediamo la prossima volta. Cioè? Ma che quelli riva al mare? Ho capito. Io ora mi sistemo con sistemo le cose, passo da casa, mangio una cosa al volo e ci uniamo. Come avete potuto ben capire, la giornata non è andata bene. Però l'acqua non era tanto fredda. Pesci sparabili non ne ho visti, però nella mia testa adesso il mare si sistemerà un pochettino nei prossimi giorni a seguire. Non ci dimentichiamo che è da circa un anno che non vado a pescare e questa giornata mi è servita per spezzare il fiato e riprendere un attimino confidenza con tutta l'attrezzatura, provare il fucile, pinne, ok, so nuotare bene, quindi domani magari qualche altra cosa succederà. La mia avventura di pesca e te la ricordi? E Capogallo è stata, diciamo, la mia palestra. La palestra. E te la ricordi invece quando sei tornato in acqua? Minchia, col fucile. Minchia, mi sentivo un dio. Ma mi sentivo un dio non soltanto quando sono tornato col fucile in acqua, ma quando poi arrivavo a casa e ci buttavo i pisci a me. Hai visto? Allora il fucile è servito a qualcosa. Io ho primo fucile. Certo, perché poi avevo proprio la cosa di dimostrare a mia madre che... È stato un giaguarino, minchia. Ancora i medici non esistono. Tu la prima volta a mare col fucile te la ricordi, Giova? Forse a come si chiama? A Rotta Palomba. Dov'è? Rotta Palomba, fa a Terrasino col fucile la prima volta. Diagonale verso fuori, leggermente verso qui. Okay. Gli scogli cominciano a diventare proprio grotti. Ecco. Okay. E da lì poi se vai verso fuori in questa direzione così, okay, poi finisce questo il tratto di scogli con alghe e cose. Okay. E poi ti comincia un tratto che è scogli puliti, piatti. Okay. Siamo a Sciacca. Le condizioni sembrano buone, l'acqua è bellissima, calma, c'è il sole, giornata splendida, ci vogliono i pesci. Mi hanno dato qualche dritta su dove andare, cosa aspettarmi, il che è molto utile quando siamo in un posto nuovo, perché almeno posso riuscire a pianificare quello che è pianificabile.
altrimenti sarebbe un attimino andare allo sbando. Quindi ho qualche informazione su cui lavorare. Speriamo che ci sia qualche segno di vita. Le condizioni sotto la superficie sono quasi proibitive. Non pesco da tanto e i miei riflessi non sono gli stessi. Il fiato corto e la visibilità al limite non mi fanno essere pronto quando serve. Questo contesto mi influenza negativamente, ma non mi arrendo. Provo degli aspetti nel misto che si rivelano la scelta corretta. Oggi pesce niente, e quindi salumi, prosecco. Prosecco, un po' di street food. Un po' di street food tipo quello poco elfi. Sì, sì. Andiamo a vedere cosa ci offre Piana degli Albanesi. Dovremmo precisare che Piana degli Albanesi è il posto dove nasce il cannolo. Dove nasce il cannolo e soprattutto qui la lingua. Non è. Che si parla è un dialetto, che poi dialetto non è perché per loro è lingua madre. Ok. Che è un albanese diverso da quello che noi possiamo immaginare proprio dell'Albania. Però è un vecchio dialetto antico e per loro è lingua. Ok. Cioè loro sono bilingue a tutti gli effetti. Ok. Continuiamo. Okay. Peraltro qua per strada si possono vedere anche le insegne sì. In albanese. In lingua del luogo. Qua siamo alla Piana della Bontà. Sì, alla Piana della Bontà. Panificio. Panificio, il pane a lievitazione naturale, quello di Piana degli Albanesi, che è una focaccia grande e rotonda. Ok, andiamo a vedere. Foglie di tomate. Wow. Grazie. Ciao. Allora, pesce stasera niente, ci abbiamo provato, però in compenso abbiamo la tavola bella imbandita di carne, formaggi locali, buon appetito! Le condizioni sono fantastiche, o meglio l'acqua è calma e sembra pulita. L'assetto di oggi sarà schienalino, come sempre doppia cintura. Quello che voglio fare è pescare nel basso fondo e adattarmi fino a quando arriverò poi nella zona più interessante, che è la parte finale di questo tratto di costa, dove c'è una zona di frangiflutti, dove mi avvicinerò in prossimità a fare qualche aspetto e spero di riuscire a vedere qualche cosa. Allora, la voglia c'è, la determinazione c'è, manca di pesci. Questa è la terza volta che veniamo a mare? La terza volta. Non c'è due senza tre, ma noi faremo di tutto affinché questo venga smentito. Ci vediamo in acqua. Visualizzo la scena prima e durante il tuffo. Sono pronto. È l'ultimo tuffo della giornata e voglio mantenere alta la concentrazione come se fosse il primo. Cos'è la pesca subacquea se non l'abilità di gestire quell'emozione che intercorre tra l'avvistamento della preda e lo sparo? Viviamo per quel momento. Sacrificio, dedizione e rischio ci danno speranza. L'appagamento della cattura è la mia idea di successo. L'idea odierna di condivisione è interesse e soddisfazione dell'ego, ma non può e non deve limitarsi a questo.
Condividere la mia cottura e la mia conoscenza con voi è per me dare un senso ad un gesto di forte violenza che, seppure oggi non necessario, mi fa riscoprire uomo capace di essere indipendente e parte della natura. Oratella, però per me significa tanto. Il tempo non è stato il massimo e sono arrivato ad andare al mare praticamente in ogni ritaglio di tempo libero. Era da quasi un anno che non andavo a pescare e ho detto veniamo a provare qui, vediamo che cosa succede. E quando l'acqua è così pulita è veramente difficile pescare, soprattutto qui nel palermitano. E ho veramente dato, ho detto voglio fare le cose bene, voglio provare a fare gli aspetti in certi posti, non voglio lasciare niente al caso. E anche se non ho visto niente tutto il giorno, ho detto ci devo provare fino all'ultimo tuffo. Ed è stato proprio, ragazzi, quando ho deciso di fare l'ultimo tuffo, impressionante. Non bisogna mai arrendersi, che mi sono appostato a fondo, ho guardato verso l'alto, ho fatto qualche suono culturale ed è arrivata lei. Aspettate, ho detto non si posso sbagliare e l'ho beccata, ragazzi, sono troppo felice. Un pesce mi serviva e l'abbiamo preso. Sale grosso, due uova, arriminiamo. Sale grosso, cioè. Ah, così? Ma devo accendere il forno? Sì. A quanto? Mettila a 180. Olio, limone? No, rivolta. E ci vediamo al prossimo video.